All'Aquila c'è stata la prima tappa del convegno nazionale di Confartigianato e Imprese che porterà alla Convention Mezzogiorno 2018 a Palazzetto dei Nobili. Si è parlato di fragilità dei luoghi e opportunità per il recupero sostenibile. Tra i relatori anche il professor Deepak Rai Pant, il famoso antropologo ed economista di origine nepalese, docente universitario di antropologia ed economia, esperto internazionale di sostenibilità e strategia gestionale di aziende e istituzioni. Tra i suoi più importanti ambiti di interesse vi è lo studio dei modelli di sviluppo delle aree geografiche più marginali e difficili della Terra. Una volta che c'è una devastazione, danno, sì, ricostruire, ma bisognerebbe ricostruire sia mantenendo i valori del territorio, è un'opportunità, e anche di poi di costruire al meglio, cioè ricostruire a meglio riducendo ancora di più le vulnerabilità e migliorando la resilienza collettiva sia di luogo sia di persone. Nel corso del convegno si sono alternati esperti nazionali sui temi del recupero sostenibile del patrimonio abitativo identitario e della rigenerazione urbana, temi di cui la città dell'Aquila è il simbolo italiano con la sua ricostruzione. Sono molto simili a alcune cose, per esempio terremoti sono accaduti tranne quello di Emilia, quello dell'Italia centrale e dell'Abruzzo sono quelli più paragonabili con Nepal, più che quello di Emilia o di, perché sono terreni ruvidi, montagnosi, dove logistica è ancora più difficile, e questo è simile. Altra cosa simile è anche un po' di confusione politica, è simile, è ritardi e confusione, è rivoli burocratici, anche questo è simile, e anche questo è simile la solidarietà della gente che nella comunità a livello delle prime risposte alle situazioni difficili.